Buonasera a tutti, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Claudio, il ragazzo che qualche giorno fa è stato aggredito a Reggio Calabria. Purtroppo i temi dell'omofobia anche qui in Calabria sono noti e non dipendono, penso, solo esclusivamente dal territorio geografico. Vogliamo chiedere a Claudio contezza di questa situazione e soprattutto di come si è svolto l'accaduto. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. L'accaduto si è svolto chiaramente a Reggio Calabria. Venerdì sera, tra venerdì e sabato notte scorso, l'aggressione si è consumata all'esterno di un locale in centro città, in pieno centro città. Dei bulli, classici bulli di periferia, hanno osato prenderci in giro all'inizio. Sì, alla mia hanno chiaramente non risposta, ulteriori provocazioni del perché io non rispondessi. Dopodiché praticamente le voci, insomma, sono fatte un po' più forti, le ingiurie più pesanti, mi intimavano di stare zitto, dovevo stare zitto in quanto omosessuale. Io chiaramente alla mia risposta no, io non sto zitto, provocazione su provocazione, mi è arrivato un pugno da un'altra persona che è ancora da identificare. Di là, dopo l'arrivo della polizia, C'era gente comunque intorno. Sì, intorno a me c'erano i miei amici che hanno comunque anche loro alibiti. Erano alibiti perché è stato così veloce il gesto vigliacco di questo balordo, io lo definisco balordo, che non c'è stata neanche la possibilità di difendermi. Dopo l'arrivo della polizia in ospedale ho subito la seconda umiliazione da parte di questo pseudo infermiere, che si è permesso di infiltrarsi nella mia vita facendomi domande assurde. La prima domanda assurda è stata perché io non avessi risposto fisicamente all'aggressione. Quindi violenza con la violenza, si risolvono le cose. Sì, secondo questo infermiere probabilmente sì. Chiaramente la mia risposta è stata, io fortunatamente la mia educazione è un po' diversa rispetto magari alla sua. Dopodiché in saletta, dove comunque si stava lì a decidere da farsi la preparazione alla TAC, questo infermiere entra, si sdraia sul lettino al posto mio, sì. E decide di intromettersi nella mia vita, chiedendomi se fossi mai stato fidanzato con una ragazza, insinuando che se fossi stato magari con una ragazza mi sarebbe andata diversamente, facendo confusione anche tra omosessualità e transessualità, perché mi invitava a fare magari una cura ormonale. Ah, addirittura? Sì, io lì mi sono messo poi a fare proprio la spiegazione col naso ancora gocciolante di sangue. Hai dovuto fare la spiegazione e la differenza, perché chiaramente lei cosa sta dicendo? Assolutamente non è così. E per ultimo mi fa, ma tu sei proprio così gay? Io sì, sono gay, sono nato gay, quindi sì. Mi fa, ma sei stato con ragazze? Sì, ma cosa c'entra? Mi fa, vabbè, ma non ti preoccupare perché io conosco bravi psicologi che ti possono aiutare a cambiare. Allora, a questa affermazione io rispondo chiaramente, guardi, adesso non sono proprio in grado perché comunque il naso mi fa molto male, però chiaramente lei è passibile di denuncia per questo che lei mi sta dicendo. Probabilmente dello psicologo ha proprio bisogno lui, che di normale non ha assolutamente niente. Assolutamente no, non ha niente di normale, perché, ma più che altro quello che ho sempre sottolineato in questi giorni è che lui sicuramente ha, le sue affermazioni sono gravi. A livello etico, però non bisogna assolutamente farne un capro espiatorio, perché è tanta gente che purtroppo la pensa come lui, perché c'è disinformazione, non c'è educazione al rispetto, la cultura è purtroppo in queste istituzioni, mi spiace dirlo, è proprio medio-bassa e non c'è una preparazione adeguata. Però fa specie sapere che in un luogo pubblico, che comunque dovrebbe essere di accoglienza come l'ospedale, specie subito dopo un evento traumatico come il tuo, dove hai subito un'aggressione in piena regola, tu abbia subito un'altra aggressione, che è un'aggressione psicologica da parte di colui che doveva essere preposto invece a ascoltare. Tu non hai ricevuto cure psicologiche, di supporto, assolutamente, dall'ospedale? No, io non ho ricevuto, addirittura, se devo poi rientrare nella polemica, neanche quelle fisiche, perché io me ne sono andato a casa senza neanche un po' di ghiaccio, senza nulla. Mi ha detto semplicemente di ritornare alle 8. Per quanto riguarda le cure psicologiche, già non c'erano quelle fisiche, non è che mi potevo aspettare delle cure psicologiche da parte loro, anzi mi sono difeso da solo.
Malgrado questo, tu comunque hai detto poco fa in conferenza stampa qui alla presentazione del libro di Maura che è necessario fare coming out e comunque non abbassare la testa, andare a testa alta per come si è, perché comunque è una condizione naturale, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e soprattutto bisogna in tutti i modi abbattere questo muro che è l'omofobia, con una legge o comunque con una serie di normative che tutelano le persone omosessuali, ma in generale le persone che subiscono violenza. Sì, assolutamente sì, è necessaria, come dici tu per prima, iniziare dai ragazzi, parlare con i ragazzi omosessuali e far capire loro che non c'è nulla di sbagliato. Non c'è nulla di sbagliato, invitarli. Io capisco che in molte famiglie la situazione è difficile, però se si infondesse un po' più di coraggio, magari anche loro riuscirebbero a tirare fuori quella che è la loro natura. Chiaramente tutto questo potrebbe avvenire a maggior ragione se in Italia ci fossero delle leggi adeguate, perché chiaramente se già si riuscisse ad approvare l'estensione della legge Mancino e quindi punire penalmente anche l'intenzione di un aggressore, questo potrebbe avere sicuramente una risonanza, oltre che mediatica, anche di conoscenza della popolazione. Ciò significa che un individuo, nel momento in cui ha un'intolleranza verso gli omosessuali, magari ci pensa anche due volte per non rischiare la galera prima di picchiare. E poi chiaramente sì, sempre per quanto riguarda il discorso degli omosessuali che non riescono a venire fuori, a fare coming out, è sempre l'invito, ognuno con la propria coscienza e con il proprio coraggio a farlo, ma nel qualora subissero delle aggressioni, l'invito è non avere paura e di conseguenza affrontare a testa alta quella che poi magari può essere la realtà a casa e giustificare il motivo di un'eventuale aggressione. Ringraziamo Claudio per il suo contributo e soprattutto per il suo coraggio ad aver voluto denunciare ed andare fino in fondo e soprattutto dirlo qui davanti a questo pubblico, perché non bisogna assolutamente vergognarsi di niente, né di essere eterosessuali né di essere omosessuali, bisogna vergognarsi di essere degli ignoranti come coloro che ti hanno aggredito. Grazie Claudio. Grazie a voi.